Buonasera a tutti ragazzi, aspettiamo un po' che arrivano queste benedette notifiche di YouTube, ragazzi, veramente è qualcosa di <ride> allucinante oggi proprio peggio che, eh, che mai. Allora, allora ciao Meme Silvano, sempre presente Jamir Meme come va? Bene, 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 abbastanza bene. Sono strafuso, ragazzi, Io vi racconto un po' di, di cose. Ciao Francesco, George Rick Drone Communication. Grazie per il video di oggi, davvero utile. Ciao Marco, Nazareno. Allora ragazzi, come va? Allora, io ho poi ho aspettato l'1 eh, di giugno per avere la conferma dalle mappe, ecco. Ora mi è arrivata la notifica, quindi in teoria dovrebbe arrivare un po' a tutti. Ecco Questa notifica benedetta di YouTube che non so cosa combina onestamente. Eh, ciao Memes, ti ho salutato già, ciao Svaldo Samuele, ho aspettato l'1 giugno perché non ci credevo in realtà a questa, <ride> a questa modifica che ha fatto. Eh, che ha diciamo, eh, dato Enak eh, a Flight di, di apportare ecco, alle mappe e finalmente non si vede più quella linea rossa sulla costa che eh, non ci permetteva il sorvolo, ecco in estate, dal 1 giugno al 30 settembre, ho notato soltanto che c'è qualcosa che ancora non va, infatti ho visto che in zone aeroportuali c'è scritto che non è possibile volare con le categorie open, mentre eh, circolari dicono tutt'altro, comunque forse eh, volevano intendere al di sopra di, quel, di quell'altezza là, ecco. Comunque, andremo a vedere pure sto, sto, sto fattore dopo perché non è neanche tanto chiaro. Non sono messinese. Sono che. Vabbè, l'accento diciamo che è simile perché sono di Reggio Calabria, quindi siamo là. E, e niente. Ho fatto questo, questo mh, sondaggio per vedere se avevate già volato sulle spiagge e quant'altro. In realtà, pochissimi. C'è cioè 21%, 68% no. Ho un po' di paura, <ride> qualcuno, se la FIFA diciamo di volare, non so magari in spiaggia, magari da qualche altra, altra parte. E a breve parleremo dell'argomento principale di oggi, che ragazzi è, è il Cesta Leak che è, sarà vera, ovviamente, del... DJI eh, Mini SE Ragazzi, già avete visto dal titolo che a me non va tanta a genio. Comunque, mo ne parleremo tutti quanti insieme. Mi dite un attimo anche la vostra perché mi interessa sapere molto. Ora vi dico un po' anche la mia, come la penso, come non la penso. Ma magari non avevo neanche voglia di fare un video onestamente proprio dedicato. Voi vorrei parlarne più in live direttamente con voi quindi ora adesso lo vedremo insieme basta un po' con la sedia ho sistemato la camera veramente un po' così oggi allora allora, allora. intanto vi faccio vedere questo ovviamente osita ragazzi c'è Mar Marco che su Instagram mi manda ora non so se c'è in live che mi manda subito la new, le news tipo in tempo reale non so, non so come faccio però vi faccio vedere. Se, eh, ci siamo, ok questo è. Ok. Questo è DJI Mini S eh, è già stato straliccato perché l'hanno messo su un Walmart come al solito e... ragazzi, c'è da dire. Guardate questa immagine, c'è scritto 2.7K 12 megapixel. Vabbè, 12-5 miglia, 30 di autonomia, bla bla bla, tutte le cose che ha comunque sostanze al me, al cuaio, al, al si dice qua. Che cos'è che hanno fatto? A me non piace questa strategia, onestamente, cioè di solito diciamo che vanno abbastanza bene le strategie DJ DJI perché ovviamente, ripeto, devono vendere e quant'altro. Però questa ragazzi proprio hanno preso un Mavic Mini. Gli hanno messo Lokusink, cioè è una via di mezzo tra il mini 2 e il Mavic Mini, però ho notato che praticamente dovrebbe avere le stesse eliche del mini 2, quindi in teoria resistenza al vento 5. Non lo so. La batteria è uguale, cioè, in meno del mini 2. In teoria, c'è la camera, cioè, la camera. Hanno castrato la camera perché la camera è uguale, ricordo. Hanno castrato la gamba. Vediamo questa immagine. Non l'avevo neanche vista. Vabbè. Eh, niente. Vediamo se posso fare uno zoom. Come si fa lo zoom? Ma no, non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Vabbè. Comunque, Cose che abbiamo già visto. Sarebbe un mini 2. Senza, cioè, un, un mini 2 senza 4K, Beh. Andiamo a Walmart, qua. Che, aspetta, che ho fatto tutto sto zoom che non si capisce niente, Ma io lo sto a fa. Comunque non mi piace questa strategia. Allora, l'unica cosa che potrebbe, diciamo, tra virgolette, essere, eh, oh me la fai, eccolo, me, potrebbe essere la retta via eh, che dici lo vendiamo a 300 euro, non oh, l'hanno levato, ma devo fare uno screen, vabbè comunque. Poco importa perché alla fine è tutto questo che, questo lo volevamo sapere praticamente. A me non piace sta scelta, onestamente. Dato che è stato lickato abbastanza pesante, vuol dire che c'è, c'è ragazzi sto drone e... Eh. Beh, a me non piace. Andare indietro a me non è mai piaciuto. Anche quando hanno fatto qualcosa con gli iPhone, sono andati tornati un po' indietro. Poi sono andati avanti. No, 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 non mi piacciono queste cose. A meno che, ripeto, non lo vendano a 300 euro e dicono: guardate, il mini il Mavic Mini non lo vendiamo più. Vediamo questo a 300 euro. Però se è solo il 4K il meno del DJ Mini 2, boh, che senso ha? Che senso ha? Però questo a me fa, diciamo, da un po' fa capire che forse uscirà un mini 3 a fine anno. Questo può far capire questa cosa qua, in grandi linee. Ecco. Però non mi piace. Non mi piace perché è un mini castrato. Un mini 2 castrato. Già il Mavic Mini è un mini 2 castrato. Questo invece ha Locusink. C'ha tutto quello che ha il mini 2, tranne il 4K, che tra virgolette, è castrato <ride> Vediamo che mi dite voi. Leggo un po' i, i vostri commenti. Mini 2 tutta la vita, niente 3, niente 6, niente 3. No, perché 3 parla sempre di fine anno. Qua se questo è un intermezzo. Questo è un intermezzo per vendere di più, ma... Che boh. okay, se questo qua eh, uscirà subito, tipo uscirà, eh, Già c'è lo scatolo e la cosa uscirà subito se deve uscire. Cioè togli gli occhiali quando stai al sole, ma in realtà ragazzi io non so perché mi abbronzo, intanto metto la camera grande così mi vedo pure io. No, gli occhiali li tengo sempre, però non sono stato per niente al sole, sono stato due secondi al sole rosso. e... Ricordi quando avevo scritto che avrebbero cambiato il colore delle eliche? Ma io. Penso siano quelle del 2 queste. Non voglio dire una. Che ne cosa ne pensi del nuovo progetto dei youtuber dronisti? Non ho. Non, non lo so. Non, è, non, non ho la più, più pallida idea. Ecco, non so cosa, di cosa stai parlando. Buonasera a tutti. Ciao Enzo. Se. Pugno nello stomaco. Non posso ancora credere a questa mossa di DJI... Vabbè ma alla fine sei un Mini 2 che te ne frega, pure sei un Mavic Mini che te ne frega. Beh, questo è per i nuovi in teoria, per chi deve approcciarsi a questo mondo e deve prendere un drone, sempre se costa meno del Mavic Mini, perché se costa ancora quanto il Mavic Mini no dai. Ciao Domenico, una grande... Ah, quello... Se è una fusione tra Mavic Mini e Mini 2, sì, infatti è quello che sto dicendo anch'io: vive il Mini 2, tutto il resto è fuffa. Per volare in spiaggia, devo avere il patentino Memes. No, il patentino è in base al drone che stai utilizzando. Quindi, se utilizzi Mavic Mini e Mini 2, non hai bisogno di patentino. Tutti gli altri sì, al momento. Tutti quelli sopra i 250 grammi. In qualche volo ho fatto. Non stai... Il, il, io qualche volo l'ho fatto ma stavo in zone non vietate Enzo in che senso ma vuole Messina Buddha <ride> Silvano se non mi ricordo male di Palermo volo in spiaggia solo di sera Osvaldo ora si può volare anche di giorno ovviamente io ho fatto anche quel video per essere un po da vabbè ma ho detto le cose quasi simili a quelle dell'anno scorso, solo che l'anno scorso non si poteva volare, quest'anno si può volare, però sempre ragazzi, le regole per i droni sono sempre identiche, quindi le ripeto sempre mille volte, buon senso, mi raccomando, non voliamo sulle persone, sugli assembramenti, quant'altro eh, facciamo molta attenzione. Cioè, portiamo, diciamo Ma perché dico questo io? Perché io so che chi si informa, chi mi segue, diciamo, sta molto sul pezzo è in regola, per questo dico, siamo tutti in regola, chi mi segue siamo tutti in regola, siamo tutti molto attenti, io vi do un po' di dritte per quanto riguarda state attenti così e così, perché il resto che vuole volare, tra virgolette, abusivamente ce ne sono, e vi ho detto che vedo anche due pro volare in spiaggia, figuratevi, lo fa senza problemi, quindi almeno noi cerchiamo di fare la nostra parte, ecco. Sacin, avanzi di DJI Mini, avanzi di DJ Mini 2. <ride> Effettivamente sì, guarda, io, cioè, già c'è, il titolo la dice tu, tu dici tutto quello che penso. E quando c'è qualcosa da dire si dice, e stavolta non mi è piaciuta per niente la mossa di DJI, ripeto, eh, non è che a noi ci tocca perché... Mi sa che tutti noi abbiamo un mini, un mini 2, ok? Non ci tocca questo drone, nel senso che è un drone per i nuovi, ok? Per chi vuole entrare in questo mondo e non vuole spendere assai. Allora, questo io l'ho interpretato così, sperando che non costi quanto un Mavic un mini, ripeto. Perché se va a costare 400 euro e a 450 c'è il mini 2, hanno fatto una bella stronzata. Per me è un riciclo del mini 1 e mini 2, sì, ma i pezzi, allora non è un riciclo perché i pezzi ce li hanno, ragazzi, nel senso che. È la stessa roba, ok? È un Mini 2 questo. Non c'è niente del Mini 1. Cioè, anzi, è una via di mezzo perché non c'è il LED anteriore, se non sbaglio. Eh, qua non c'è il LED anteriore, quindi è una via di mezzo. Le prese d'aria sono del Mini 2. Le... cioè, C'è un mix che non, non so. Boh. Non, non ho visto resistenza al vento. Anche se il Mini 1 si comporta abbastanza bene comunque. Io ho provato il notturno per ora. Pian piano proviamo anche quello d'estate. A Taranto quando vado... Giù dopo due anni, che non va da Taranto? È una zona. Se non sbaglio, che eh, non si può volare così. Tanto per l'aeroporto. Se non sbaglio, non mi ricordo chi mi, chi mi diceva di Taranto. Sarà un mix almeno 2, due. Per volare in spiaggia, deve avere Patentino. Per volare in spiaggia, deve avere Patentino. Ti ho già risposto. DJI sta toppando. Secondo me, ah no, ma DJI fa droni così. Tanto uscirà il uscirà il 3, ragazzi. Uscirà il 3 o il Pro. O il DJ Mini 3 Io penso sia più un Pro che un Mini 3 Noi vogliamo tutti i Mini 3 Però se è un Pro Quello che andrà a uscire Il leak che è uscito Che secondo me dovrebbe essere più un Pro O un, un Mavic 3 eh, E avrà la marchiatura di classe Ragazzi cioè, Hanno fatto non centro ma di più Diciamo che come Apple Come gli iPhone SE Una buona politica commerciale per chi possiede una grossa fetta di mercato eh, È quello che ho detto anch'io anche la stessa mossa di eh, Apple a me gli S yes, eh, non mi sono mai piaciuti di Apple, eh, non mi piace questa, però fanno, generano utile anche se al momento Apple punta molto sul magari che ne so, l'Apple. l'iPhone 12 e 12 Pro. Punta molto sulla prima fascia di iPhone 12, ne vendono una marea di quelli ragazzi. L L'S è passato un po' in secondo piano, però. Sì, stessa politica Apple, più o meno. Il Mini s non ha AUCUSYNC a Wi-Fi, come no? No, non può non avere LOCUSYNC con quel radiocomando. C'è scritto Wi-Fi, ma avrà per forza LOCUSYNC. Se non ha LOCUSYNC è un Mini, cioè non ho senso, capito? Ma perché non mi fa entrare in questo diamine di cose? Se non ha AUCUSYNC con quel radiocomando non ha senso, cioè per me avrà LOCUSYNC. E poi ragazzi, non confondiamo wifi, logusin. Che è sempre wifi, eh? <ride> logusin è sempre wifi. Solo che lo è doppia banda, e, e poi c'è quello monobanda, poi chiamiamolo come vogliamo. Sempre una trasmissione wireless. Che c'è chi mi dice, ma wireless e wifi. È sempre wifi, wireless, sempre stessa cosa. Eh. Mini Frankenstein. <ride> La DJ mi sembra Apple, ma lo fanno solo. Bene se vendono così tanto. Sì, ma ripeto, vediamo il prezzo. Se è un prezzo abbordabile per chi inizia, invece di pigliarsi un Mavic Mini, magari si piglia questo. E diciamo che almeno ha qualcosa in più. Però deve avere almeno... Almeno... Non lo so, deve 350 massimo. Vabbè, vabbè, vabbè. Tieni, te li regaliamo. Ma non penso costerà 300 euro. Sera, domenica, ciao Peppe, 300 euro ma su pazzi, Ma mai vuoi fai solamente, Sì, non ha Qsync, ragazzi, ripeto, può essere che non abbia Qsync, ma gli hanno messo quel radiocomando e se non ha Qsync, per me, che senso ha? Cioè hanno sostituito, allora se non ha Qsync, può essere che non abbia Qsync, ma io voglio ma io... Ma l'avevo visto il radiocomando? Sì, era qua il radiocomando. Aspietta. aspetta un po'. Eh, cioè, il radiocomando è quello del... ragazzi, è quello dellr 2, dellr 2S, del, del... Mini... del Mini 2. Se non ha AcuSync con questo radiocomando, si sono suicidati, perché il radiocomando costa. Quindi secondo me ce l'ha l'AcuSync. Magari pure quello castrato, eccetera, eccetera, però ce l'ha non lo so poi vedremo ragazzi se non ha che è un Mavic Mini ragazzi allora di che stiamo parlando? cioè cambiano la batteria e gli mettono cambiano nome e è finito là no se non ha che hanno, hanno, hanno fatto una bella non so cosa però o è soltanto un, un cambio di, di mercato che quindi dicono ok abbiamo cambiato nome abbiamo cambiato un po' di cose abbiamo messo questo radiocomando e ve lo vendiamo a 350 euro ci può stare però se gli castrano lo così... Va, vediamo, dai. Ciao Domenico, mi saluti. Ti seguo dai 100 iscritti del Thunder. Saluto tutti i Thunder, di solito. I 100 iscritti è fa fatica, un anno è passato. <ride> Anche a me non piace. Ma visto che sono anni che tentano tutti di copiare DJ, soprattutto i mini, per di più con caratteristiche false, un mini 2 a basso costo senza scomodarsi un... con un mini 3. Il Mini 3 secondo me uscirà sempre a fine anno, tipo, non lo so, poi vedremo. Però sì, loro possono fare quello che vogliono, sempre se il prezzo lo mantengono basso. Posso chiederti una cosa, prima di dirmi posso chiederti una cosa, chiedimela perché ora chissà dove dov è il tuo commento? A me sembra una presa in giro. In che senso? Palermo, pare mai. Pare mai. Pare mai. Non mi ricordo, che, che è pari mai. Buonasera a tutti, ciao Gennaro, ciao Emiliano. In pratica, youtuber Donise vogliono creare un sito a Te Madroni per aiutare la gente ad avere un sito di riferimento regionale. Eh, tante cose. No, non, non ho idea, Francesco. Onestamente. Non ho idea di in questa iniziativa. Ciao, ciao Enzo, ciao Gianluca. Quanto costerà più o meno non si sa. Speriamo che non costi più di... Che non costi 400 euro. A me sembra che DJI si fa la concorrenza da sola. Ma in realtà se DJ vende DJI... DJI vende DJI... Cioè, non si fa concorrenza da sola. Basta che compriamo DJI per loro. Mettete like a qualcuno... Qualcuno, Peppe... <ride> dice mettete like. Mettete like ragazzi se... Questa è una strategia per tagliare completamente le gambe a Fimi e compagnia varia, migliorando un pelo in Mike Mini che sta intorno a 300 euro. E ciao Fimi e Ubisoft. Ma in realtà, Fimi si le tagliate solo le gambe. cioè È un drone che non vuole neanche 200 euro, quello. Quindi, figuriamoci: non è niente a che fare neanche col Mini 1. Non stiamo parlando di droni di qualità, stiamo parlando di droni monnezza. Io sto volando sulle spiagge della Sardegna. Il problema è che sono agli inizi. Allora ho paura di perdere il mio Mini. Oltretutto, quintate, il vento non scherza, Sì, fai un po' attenzione col vento. Mi è capitato solo una volta col DJ Mini 2, che praticamente il vento se lo stava portando. E non avevo neanche segnali a schermo. Di solito da segnali vento forte. Però in quel caso il vento se lo stava proprio portando quindi lo stava accompagnando. Allora, lì in quel caso mh, è buono scendere di quota il più possibile. E rientrare con la modalità sport. Basta. Questa è l'unica strategia. Se non ce la si fa, si atterra subito nel punto più, più vicino. Io il mini 2 e il mini 6. Non mi fa né caldo né freddo. Ma pure a me. Ma i wifi e basta, Sebastiano Di Stefano. Io Sebastiano ho. Non so quanti anni di esperienza tra... Dei stiamo parlando computer, eh, tipo 3, 4, 8, 6 cose, il wifi non esisteva, tipo. Il wifi è una connessione wireless, ad onde ok? Quindi chiamatela wifi, chiamatela auguesync, chiamatela wireless, chiamatela come vi pare. Magari hanno messo un auguesync castrato, perché se gli hanno messo lo stesso segnale del 9 mini, ragazzi, che senso ha? Con un quel radiocomando là Cioè gli lasciavano il radiocomando del Mini Cioè Cosa ha di più questo Per non prendere un Mavic Mini a posto di questo E poi c'è scritto distanza Io avevo letto distanza qua 2,5 miglia Che cacchio significa 2,5 miglia Quanti sono 2,5 miglia Avessero fatto la Fusion 2 Mavic 2, sarebbe stato ok. Ancora ancora R2, e R2S. Ma così no. Hanno voluto fare come il Platinum, solo che qui è scaffale. Mannaggia mi sono spaventato. Vabbè, sì, per chi ha un. Allora, ragazzi, per chi ha un drone, questo è ovvio che è uno scaffale. Eh, dai, questo è per chi vuole iniziare, ma vediamo il prezzo. Buonasera, Tom, appena rientrato ora dal volo col Mavic 2 Pro, grandissimo. Davvero tanta roba venendo da Mike e Mini Mini 2. Eh... 2 Pro. Stiamo parlando di... Proprio... Alla trasmissione del Mini, non del Mini 2. E allora... È da monnezza sto drone. No, Taranto, effettivamente... No, troppe zone militari. Eh? No, Taranto, effettivamente no. Troppe zone militari. Aeroporto, aggrottà. Eh, mi ricordavo ci fosse qualcosa. Sono gli avanzi rimasti del magazzino. Se il radiocomando è il mini 2 è via. Sì, ma no, no sense. C'è sta cosa di mettere il radiocomando del mini 2. Domenico. Non so se hai visto nella foto del retro della confezione l'iccata. Questo mini se non vorrei essere migliato. Ma il radiocomando è del mini 2? No, no, ma ragazzi, io qua l'ho messa. Vi faccio vedere. Allora. Dove cacchio è? Eh? Eccola qua. È questa qua. È il bundle, cioè la scatola. Cioè il radiocomando del Mini 2, per questo dico che ha poco senso mettere eh, una connessione che non sia un mezzo così con quello che è. Da qua l'ho scritto sempre 2.5 miglia HD Low Latency Video Transmission. E Mi sembra che avevo letto da qualche parte 720p. Comunque un mezzo così che ce l'avrà ragazzi, non può essere, non può essere, cioè secondo me hanno migliorato la con, cioè magari non come il Mini 2 ma meglio del Mavic Mini per forza perché non, ha... non avrebbe senso. Pro sicuro. Non ho capito. Eh, ma il probabile prezzo di differen differenza è 50 euro? Ma guarda se c'è la... eh, 50 euro di differenza col Mavic Mini... Cioè, in meno 350. Gli hanno messo qualcosa in più. Beh. Benvenga. Tifo Parrot. Magari un 500 grammi con marchiatura. Ma io tifo tutti con marchiatura, ragazzi. <ride> onestamente. allora, io uh, parlo molto di DJI perché è l'unica che fa droni. Cioè, avete visto altri droni al momento? Non si può parlare di altri droni. Se nessuno fa niente. C'è cioè, Stafimi che ha fatto un flop gigantesco. C'è. Cioè, Abzan che ha tirato una legnata fortissima sperando che questo drone abbia veramente qualcosa di buono perché se è veramente così da una svegliata e basta ma se esce un drone con marchiatura CE è buono io penso che solo DJI possa far uscire, non so perché, ma solo DJI possa far uscire un drone con marchiatura CE prima di tutti non so, vediamo per volare in spiaggia devo avere il patentino un'altra volta sì, il radiomando del Mini 2 si vocifera Sacin. Eh no, ma qua c'è il radiomando del Mini 2, ragazzi. Wi-Fi Mini 6, perché 2 miglia sono all'incirca 2-3 km, come il Mini 1. Dove Wi-Fi? C'è scritto nella confezione la foto che gira su internet. Sì, lal... Allora, la, ragazzi... Ah, non ce la faccio più a ripetere che Wi-Fi e così, che sono la stessa cosa, comunque. Non deve stare sui 350. Sì, al, solo 350. Ciao Domenico, ma il Mini 3, quando esce non lo so <ride> io penso esca fine anno spero, cioè nel senso bu, sei fuori fuoco, sì perché allora c'è, scusate grazie della c'è il microfono davanti, poi io mi sdraio, non mi vedo più scusate penso esca fine anno comunque io cambierò il mini 2 solo quando faranno un drone con il follow me Francesco, allora dimmi ma ti serve sto follow me, quanto lo useresti? Sulla casa cito wifi fi una no usink. Mamma. Ciao amico. Compare domenico da fiumara. Il mio compare chi è Vincenzo Nicolò. Vincenzo Nicolò. Mi correggo questo mini se non vorrei essermi sbagliato. Ah, Radiocomando del mini 1. Ne vedo la confezione. Ragazzi, mannaggia. Ma ah, io ve l'ho fatto vedere che c'è il radioomando del mini 2. Ah, ma sicuramente vi arrivano anche in ritardo le immagini. Però, Ah, nella confezione è vero, c'era cioè il... il lo, ma allora che cavolo... È vero ragazzi. Io sto fuori. Qua c'è il radiocomando del Mini 1. E allora perché hanno messo quello del Mini 2 là nel leak? Perché anche nella... Anche, io ricordo, anche nella cosa di Walmart avevano messo la roba del... Eh, il radiocomando... Cioè, quella foto là del Mini 2, questa qua, guardate. Avevano messo questa da Walmart. Questa Però questo mi sembra Paresemente un Mini 2 eh, Non lo so allora Fammi vedere Fammi vedere Questa foto Questa foto E allora ragazzi È un Mavic Mini Non è un Mini SE Questo Io sono senza parole ragazzi se <ride> È ridicolo Perché qua si vede tutto il Mini Cioè è praticamente è un Mavic Mini Non c'è niente di Mini 2 e basta Cioè è solo un Mavic Mini Bah Secondo me allora Se, allora, se è così ragazzi Se è così hanno preso Il Mavic Mini <ride> Mamma Allora è peggio di quello che mi aspettavo Allora hanno fatto casino con le foto da Walmart E gli hanno messo il radiocomando del Mini 2 quasi vede quello del Mini 1 Quindi avrà la connessione del Mini 1 Avrà tutto del Mini 1 E del Mini 2 che cacchio avrà? Niente Secondo me hanno cambiato Allora secondo me hanno cambiato il drone E il nome e... Per abbassarlo di prezzo come nuovo prodotto lo, lo fanno ogni, ogni tanto, lo, lo fanno ogni tanto. Lo fanno, sta cosa. Ma anche il Parrot sta per uscire con un nuovo drone sotto i 250 grammi. Beh, cioè, io ho visto qualcosa, ma non, non si capisce che è 250 grammi. Con DJI siamo sempre al top. DJI si sta scavando la fossa da sola. Spoilerino sui prossimi video. Allora, ragazzi, intanto vi, vi lascio uno spoiler un po' più grande, nel senso che. Eh, io prossima settimana non ci sono. Allora, chi mi segue su Instagram avrà tutti gli spoiler del mondo, però parto domenica, e quindi. Se mi seguite su Instagram, magari. Io spero di riuscire a portarvi qualcosa su Instagram, qualche. qualsiasi cosa. Del viaggio, del bla bla bla, eccetera, eccetera. E magari spero di riuscire a fare pure qualche vlog quindi, Quindi sia le storie su Instagram e quant'altro, sia il vlog su YouTube. Sperando. Poi spero di farvi. No, perché poi rientro giovedì. Porto domenica rientro giovedì quindi, se riesco a fare la live venerdì, se no, sono KO. Però, se mi seguite da là è. Buono, i video comunque usciranno lo stesso perché mi sono ammazzato per farli uscire ugualmente. Quindi, prossima settimana. In programma c'è un video su, qualcosa, su un video che avevo fatto su Instagram e tanti mi avete chiesto come l'ho fatto, come l'ho fatto? Vi ho fatto il tutorial, se non sbaglio è quello che deve uscire, e quindi questo è lo spoiler. Quando ci dai il mini 3 tra le nuove notizie, questo no, niente, mini 3 niente, monobanda 5.8 addirittura. Riciclano mini usati, DJI si continua a perdere il monopolio sul campo dei droni. Ma perché, Perché, David, perché perde il monopolio? Cioè questa se ne esce con un drone che c'è già. Ha preso il mini, gli cambia il nome. <ride> perché deve perdere il monopolio? Già c'era il monopolio. Buonasera Luca, come va? 2,5 mila sono 4 km. Allora, sì, no, no, i conti ormai ce li siamo fatti. Dopo che ho visto che hai il radiocomando del Mavic Mini, sarà come un Mavic Mini. Rimarchiato ecco Calabrese sono 3D Hub Mi Diceva che rischia di fare la fine di Nokia Ma perché re? Ma perché ragazzi Io non, capis non capisco Cioè io sono molto realista Nel senso che Ancora non c'è nessuno che ha toccato DJI nel senso che nessuno, Nessun drone nessun altro marchio Ancora non ne vedo perché dovrebbe fare qualsiasi tipo di fine. Io ci farei un pensierino invece. Ciao Domenico, buonasera Pietro, Leo buonasera. Ciao Domenico, non pensi che ora esce solo il DJI Mini SE e il Mini 3 non lo faranno quest'anno? Ma in realtà no, perché questo è un Mavic Mini. In sostanza a loro non gliene frega niente. Spero Allora io ragazzi sono dell'opinione dell che debba uscire il Mavic 3. Il pro. Spero esca quello, sostanzialmente. Anche perché, se non sbaglio, qua Osita diceva che hanno smesso di produrre i Maverick 2 Stanno pensando di. No, dentro Mess production of Mike Disney. Eh, perché la, la produzione del MyWik2 è vicina. Quindi in teoria, se smettono di produrre un drone, vuol dire che ne sta uscendo sicuro un altro di quella classe là. Ma non è troppo presto. Per un mini 3, anche parlando di un'uscita verso settembre, no. Perché alla fine del Mavic Mini e mini 2 è passato un anno preciso, ottobre, ottobre o novembre, non mi ricordo. Comunque sì, più o meno sempre ottobre-novembre. 200 euro lo compro anch'io, no. Io per me, se avete un Mavic Mini, un mini 2, questo drone non fa per voi. Secondo me, 250-250, ne venderà tantissimi. No, non lo venderà mai 250 euro. Se è vero, non si uscirebbe da. Ma secondo me 300. Allora, ora, ora, in questo modo che l'ho visto, con il radiocomando del Mavic Mini 300 euro. Se lo venda a 300 euro i, i nuovi, tra virgolette, chi vuole approcciarsi a questo mondo? Cioè, io lo straconsiglio, perché io prima consigliavo. Magari il Mavic Mini, se c'era la possibilità di spendere qualcosa di più di Gemini 2, ma se uno vuole iniziare Mavic Mini se esce questo, che è un Mavic Mini rimarchiato a 300 euro. E smettono di produrre il Mavic Mini, sì. Anche perché non ha senso tenere un Mavic Mini e un Mavic mini, due Mavic Mini con due nuovi differenti. Ma ragazzi, se sì è vero, non si userebbe tanto, magari con il fatto che vado in giro in bici può essere divertente. Ecco, Francesco mi stava rispondendo al fatto del Locusing. Lo usi una volta, poi non lo usi più. Hai i braccetti, motori e batteria del mini 2. Allora, i motori può essere perché può, probabilmente potrà avere le eliche del mini 2. Ma questo è soltanto per una questione di pezzi, perché per non fare milioni di pezzi e non fare questa cosa qua. Così loro ci risparmiano sulla quantità e possono mettere qualcosa in più a un drone. Tutto sommato questo. Eh. Mini 1 più mini 2 uguale mini 3. Orai <ride> il 4K. No, 2.7k. L'estetica del 2. L'estetica del 2 è a metà, perché gli manca il led anteriore. L'estetica del 2 è uguale a quella dell'1, comunque, eh. <ride> Solo le feritoie davanti che sono aperte in quello dell'1 erano chiuse. Mini se fa schifo. È un Mavic Mini, eh. Non sputiamo dove abbiamo mangiato, eh. È un Mavic Mini, le eliche del Mini 2, sarà un mini col 4K. Ma non c'è. No, 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 raga. Cioè, due... voilà. a meno che non, non vedo niente, 2.7k, ho rivisto. Visto che occhio per il radiocomando. Sì, Sacin, non ci avevo fatto caso, però lo, non ci avevo fatto caso perché sono stato fuorviato dalle immagini di Walmart che aveva messo il Mini 2, cioè il radiocomando del Mini 2. Alla fine si scopre che tutta una finzione uscirà Mini 3. No, no. Speriamo abbassino il prezzo. Allora, in teoria devono per forza abbassare il prezzo. Se si chiama Mini SE, è... È... che è un Mavic Mini, che gli cambiano il nome... L'ottica è quella, abbassare il prezzo e venderne più possibili per andare a intaccare una fascia di mercato che ancora non saprei benissimo perché comunque ancora è il monopolio su, quella, su questi droni qua, su questa fascia qua. Dove vai? Allora, posso dirvi anche dove vado ma non ve lo dirò. <ride> Seguitemi su Instagram e lo vedrete proprio in live perché stare, spero di postare un botto di roba, di cose perché... Finalmente si parte, buonasera a tutti. Ciao Tolspy. Si vede che sono pieni di questi droni. Li devono vendere. In realtà. Sì, è un mini 1 light. No, in realtà è un mini 1. <ride> cioè, ora ho visto che è un mini 1. Se gli mettono eliche del mini 2, è già con i motori. È già qualcosina. Però non ho visto qualcosa resistenza al vento cose strane quindi mm. mini 2 ti piace eh, ce l'ho certo che mi piace Edoardo fantastico cosa sono interessato a comprarlo il mini 2 sei interessato a comprarlo sì il mini 2 guarda ci sono i miei link sotto questo video in descrizione trovi i link sul DJ mini 2 della combo ovviamente se compri dai miei link ti ringrazio DJI e, e c'è qualcuno che piange. Questo drone sarà più resistente al vento? È un punto interrogativo perché dalle specifiche non si vede nulla. Le eliche possono far capire qualcosa perché sennò come il DJI Mini 2 sono un po' più rigide e dovrebbe avere i motori uguali. Però bù ragazzi. Cioè onestamente chi ha un, chi ha un drone, questo, questo non lo deve... Cioè chi ha un mini. Un Mavic Mini, un Mini 2, questo drone proprio lo può anche lasciare stare. Ciao Mimmo cosa sta? M, si sono inventati pick from above, sempre molto diretto. <ride> Praticamente hanno rimarchiato il Mavic Mini e lo stanno rimettendo sul mercato. Spero a un prezzo più basso. L'unica allora, cosa intelligente sarebbe questa. Spero che Mini 3 sia come il tuo prototipo. Mi piaceva molto. Lo spero anch'io. Guarda, sul... io mi ricordo che su... quando feci il prototipo del DJ Mini 2 ci azzeccai in tutto, tranne che per i sensori, che eh, vabbè, quella è una cosa che ci ho messo in più, eh. Però, come specifiche, ci avevo azzeccato tutto. Spero che abbia tutto quello che ho detto io. Sicuramente non avrai sensori posteriori. Questo proprio. Però, una volta che entri nel bond, già è difficile che cambi. Anche perché, ragazzi, se provate altro, non, lo sentite subito che non è proprio. A meno che non vi buttate su Autel o su droni abbastanza pesanti. Sostanzialmente un drone entry level Come il Mavic Mini, sì Luca Dome, secondo te? Meglio l'SD da 64-128 A6400 ah, e DJI Mini 2 Quindi stai usando una memoria per tutte e due? Francesco Allora Onestamente Guarda, ti lascio il link di una memoria che ho consigliato a... Però non so se c'è Perché l'ho consigliata A un mio amico Però non so vediamo se c'è, te la consiglio subito perché costa veramente poco e è ottima questa è purtroppo non c'è questa però in teoria allora, io se tu vuoi prendere solo una memoria per tutte e due puoi prendere anche una micro SD di questo genere qua dovrebbe essere questa, sì che questa praticamente è una Kingston che ha pure ovviamente l'adattatore se riesco a trovare il link te lo lascio qua in chat se le vuoi usare per tutte e due però io di solito consiglio di usarne una per il drone e una SD normale per la camera SD normale per la camera eh, potrei consigliarti una Kingston però Kingston non ce ne sono c'è questa però che è un po' così classe 10, hs1 non è male questa questa è quella che costa veramente di meno io, io uso l'exar kingston è ottima ovviamente questa per la camera che ti sto lasciando il link però se vuoi qualcosa di più performante vediamo se trovo la lexar da 128 c'era una che era veramente ottima e gliel'avevo consigliata che era da v60 che costa 38 euro Regalata. Questa è una bomba di scheda. Ti ho messo un po' di link. L'uscita questo drone, secondo me, è solo per prendersi la fascia 200-300. 200? Non penso proprio. Spero che costi 300-350. Io penso più sulle 350, sarà. Però, vediamo. Oh, ma perché succede questo? Ecco. Ciao domenico. Ma, ma non, è che abbiamo, mm, non è quella scoppia. Abbiamo. Non è quella scoppia abbiamo. No, no, ma Questo è, questo è un altro drone. Non, non c'entra niente. Questa è proprio. Hanno preso il mini Mavic Mini e l'hanno rimesso sul mercato. Non c'entra niente. Ciao domenico. Non, eh, buonasera a tutti. Ciao diodatto. Forse DJ voleva qualcosa. Trattello e mini 2. No, no, DJ praticamente. Ho già detto. Ha preso il Mavic Mini dato che. Non gli sembra bello Tipo ma magari Abbassarlo di prezzo Ha preso e Ha fatto un nuovo mini Io spero abbassino il prezzo Perché è un Mavic Mini questo sostanzialmente Cambia il nome Tutto dipende di Come sarà l'Absanzino Mini Vediamo 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 Io sono curiosissimo Quoto max manca proprio quella fascia di prezzo Manca Ma per Allora non è che manca È che Se stiamo su DJ È difficile che ci sia quella fascia di prezzo là anche perché veramente ragazzi non possiamo andare a prendere robe veramente scadenti scadenti anche DJ non penso che abbia la, il potere di far uscire un drone a 300 euro non so se con questo si ce la farà però in teoria in teoria ce la potrebbe fare perché il Mavic Mini ha già due anni quasi e due anni fa costava 400 euro adesso potrebbe anche costare 300 euro eh, attenzione pure 3,50 però 300 euro li potrebbe costare quindi ci sta tutto Vediamo, se il Pro 3 non mette il marchio CE, la volta buona che prende un Audi Evo 2, sono, sono il solo che attende ancora un Expire 3, un Phantom 5, <ride> dipende dalle caratteristiche del Pro 3, perché se il Pro 3 ha delle caratteristiche bestia con quel prezzo uguale al Pro 2, altro che Audi Evo, eh, eh, dipende, dipende, concordo chi ha, con chi ha detto che si trovano i magazzini pieni di pezzi e vogliono... Rifilarci filarci vecchi modelli con sigle buone si da bla, bla bla bla. Ma l'importante è che abbassino il prezzo, a mio parere. Se abbassano il prezzo, eccetera, eccetera, andrà a sostituire il Mavic Mini e, e chi vuole entrare in questo mondo con 300 euro. Magari. Si spera, poi non si sa, la pazzia di DJI. Può essere che escono pazzi e lo rimettono a 400 euro. Sono pazzi, sono folli. In quel caso, veramente. No, dai, no, 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 no. Però. E se lo rimettono sul mercato a 300 euro. Per chi entra in questo mondo ha ah, solo un van grosso vantaggio. Ecco invece di spendere 150 euro in più e prendere un mini 2, si prende questo oppure 100 euro. Aspettiamo i vari DJ3. Eh sì, ormai io quello. Aspetto che posti mi consigli per fare video molto belli da portare sul mio canale, Andrea. Non è che ti consiglio... Non ti posso consigliare... Vai qua... E ci vai... <ride> e dipende anche come vengono montati... Tante cose... Tra l'altro ragazzi... No niente... Non ve lo posso dire... Mi arrestano... Non ve lo posso dire... Però... Eh, ho fatto un video... Non so quando lo posso far uscire... Mi devo mettere d'accordo... <ride> non so quando posso far uscire... C ho due video da far uscire... Non so quando... Allora... Penso che quando rientro faccio uscire un video cinematico fatto in camera, non col drone. È fatto con un qualcosa che... Che è sta Oh, Che mm. cacchio? È fatto con un... Niente, non vi posso dire niente. Però... State sincronizzati. Esce una bella cinematica. <ride> Mannaggia perché non posso dire niente. Ciao Domenico, sarò fuori tema, ma. Pff, visto che prevedi sempre e bene il futuro, secondo te sarà possibile un mini DJI FPV? È difficile. È difficile non per qualcosa, ma perché soltanto il visore, la tecnologia che sta dietro al visore del DJI FPV costa veramente tanto. E abbinarla a un drone mini facendo risparmiare quelle 200, quelle 300 euro, forse è controproducente. Secondo me ce ne vorrà di tempo. E non so se... Che, cioè, sarebbe una bella fetta di mercato in realtà, perché anch'io sono... diciamo... mi tengo un po' perché per quelle 1300 euro per il GFPV l'avrei... Cioè, ancora io ho la scimmia che mi dice compralo, compralo, ma non lo sto comprando. Magari costasse di meno, un bel po' di meno, una cosa un po'... però... Già vi ho detto che il DJI FPV, la qualità video è buona, sì, ma mi aspettavo di più. Quindi, così, non penso ancora sia il momento. Questa Non penso proprio. Penso che debbano ancora migliorare il DJI FPV e fare la nuova versione. Non so se faranno il 2, secondo me faranno una nuova versione, tipo S. Secondo me il, il mini, avanti, vabbè. Sì, Valerio. Domenico, ma non pensi che l'apertura frontale del mini 3... Sarà proprio un sensore e una presa d'aria come avevi detto nello scorso video. Non lo so in realtà. Allora, in realtà quella scocca, ragazzi. Io ci ho fatto il Mini 3. Ma... Non lo so perché penso possa essere anche un Mavic 3 e non un Mini. Però la cosa strana è che ha il logo. Ha il logo. E di solito i DJI grossi... non hanno Il logo ce l'hanno sulla batteria se non sbaglio. E non sbaglio. Quindi... Troppe cose che non inquadrano, buh, ragazzi, veramente non, non ho più palli di idea. Io penso però che sia un Puma 3 Pro. Buonasera, passo al top: drone production dal Brasile. dice una briciola alla volta. <ride> si può dei magazzini, dice questo modello. Io vorrei fare una, un applauso sempre a quel famoso che mette il non mi piace e che ha sempre la premura di entrare, Jonathan, io allora, YouTube si sta muovendo in una direzione bella nel senso che a me non mi fa più vedere i non mi piace nella, nella mia schermata da creator. Anche perché non mi, non mi sono mai interessati. In realtà, i non mi piace. E, e i non mi piace anche sono sintomo che stai facendo la cosa, tra virgolette, la cosa giusta. Può essere in, perché comunque. Perché sono fuori fuoco? Ditemelo che sono fuori fuoco. Ragazzi. Ecco, ora non sono fuori fuoco. C'è sto, sto microfono che, Perché metti a fuoco il microfono? Perché metti a fuoco il microfono? Comunque, sono sintomo che si sta facendo un buon lavoro e non mi piace. E, poi in una live. Che stiamo parlando. Ma ragazzi, chi mette non mi piace è iscritto al mio canale comunque, secondo me. sono troppo veloci. Marco! Buonasera Marco. Ti ho nominato prima e ho detto che sei fulminio nel, nel darmi. nel mandarmi leak di Osita e quant'altro delle news. Prima ancora che, che. non so come fai, però lo fai. Grazie. <ride> A proposito dei tuoi consigli sugli acquisti, ancora non ricarico il mouse neanche una volta. Ah, eh, parli dell'MX. Ma ragazzi, io non è, che, non è che scherzo. Allora, quando vi consiglio una cosa è perché l'ho provata o perché so di cosa sto parlando. Ma questo, se voi lo andate a trovare... Anzi, ora lo andiamo a trovare insieme. Perchè, perché lo devo trovare insieme? MX Revolution. Si chiama MX Revolution, questo mouse. È il primo. Cioè il capo di tutti questi mouse Logitech che poi vi ho fatto anche vedere. Data. Uscita. Vediamo. Ecco qua quando è uscito l'MX Revolution, ragazzi. E io lo comprai subito. Questo mouse qua, che vedete, è l'MX Revolution. 2008. Ad oggi. Non, so, non riesco neanche a farmi il conto, ragazzi, di quanti anni siano passati. Questo Eccolo qua. guardatelo. ma guardate quanto è, quant è bello. Guardate, fa un po' schifo perché lo devo pulire. Però, ragazzi, non mi andate a dire, non mi dite più batteria qua. Batteria là. Questa è una batteria che dura dal 2008. Io lo carico una volta e ancora mi dura. Non so quanti giorni settimane durano. <ride> come per la cosa di, che consiglio sempre ragazzi, quando mi dicono, eh, ma io compro, eh, ma questo costa di meno, eccetera, eccetera. Io questo lo pagai all'epoca, 80 euro, costava 100 euro, poi l'ho preso, non so, 80, non mi ricordo, ma quando eh, dissi che lo comprai, 80 euro, tutti, ma sei un pazzo, sei un folle, e dicevo, eh, ma questo c'è il laser sotto, non c'è mica la lucetta, perché esiste, ancora esistevano... C'erano i mouse che c'era la lucetta rossa. No, questo è il laser ultra preciso. C'ha 10.000 bottoni programmabili. E poi ha un'ergonomia pazzesca. È bellissimo. C'ha la batteria a litio. Vabbè, niente. Io dal 2008 non ho mai cambiato mouse. Penso che chi mi ha detto sta cosa ne ha cambiati 20 mouse dal 2008, ragazzi. Ecco perché quando. In quella volta che ho messo. Ah, seguitemi sul canale Telegram se volete qualche, qualche offerta carina. Avevo messo l'MX nuovo, ora non si chiama più Revolution, si chiama un po' in diversi modi, che era sulle cinquantina di euro, ho detto ragazzi prendetelo, vi dura una che fuori di testa, perché questi mouse sono veramente ottimi. Quindi, spendere è come, come era quel detto? Spendere di più è come spendere di meno, è una cosa del genere il detto, cioè spendi di più ma spendi di meno, perché è una cosa buona. Comunque, grazie del feedback, Silvano. Poi mi direi tra un paio di anni. La scocca si può dire che sia del mini 3. Sì, può essere del mini 3. Però la parte frontale gli manca il LED. Dalle, dalle, sempre dalle fo da quelle foto. Batteria 0. Ciao, Dome, buon weekend a tutti. Ciao, Gennaro. Gennaro forse ci stava seguendo dallo smartphone. Ma quindi sul 3 non si sa nulla. Sul 3 ancora. Ma ragazzi, i leak escono sempre qualche poco poco prima di quando di... E non è il tempo del, del, del DJ Mini 3 ragazzi, assolutamente. Veramente, veramente, Non può permettersela questa cosa DJ dopo sei mesi di far uscire... <ride> Anche perché, ripeto, il DJ Mini 2 è una cannonata, quindi... Non vorrei che DJ sia attento così perché non riesce a produrre i Pro 3 estra. DJ Apple come iPhone, DJ no Non penso abbiano problemi a produrre nulla loro. Non Penso, ovviamente, una ad per drone. Una macchina fotografica ho un consiglio sul taglio di memoria. Ah, UHS 2 V60. Non so se la 64 lo sfrutti pienamente. In realtà, no. In realtà, no. Io, eh, allora, io ti ho consigliato la V60 perché la V30 Lexar costa di più. Ecco perché ti ho consigliato quella, e dato che il prezzo siamo là via quella V60, ovvio, quindi solo per questo, perché io ho una V30 sulla mia camera e va alla grande, sempre l'exar però ti ripeto, se pago questa 40 all'epoca la V60 non costava 40 euro costava o 55-60, ho detto vabbè non la sfrutto, pio questa, ma quella mo, che costa meno della V30 pio la V60, solo per questo perché costa di meno quindi l'usato del mini 1 and andrà a picco in realtà no cioè, sì, in realtà può essere. Però secondo me se lo venderanno sempre allo stesso prezzo. Ciao, Sacin, Sì, sì, sì. Allora, ciao, DJ. Certo che DJI ha strane idee. Chi ha il mini 1 l'avrà venduto per il 2. Quindi, DJI ha venduto lo stesso due droni. Sì, ma. È... Si fa con tutte le cose. Con gli iPhone. Con qualsiasi cosa. Ogni anno c'è un iPhone. Se io voglio il nuovo, mi mendo il vecchio, mi piglio il nuovo è Sempre uguale. Occhio. Che la tua camera metta a fuoco il microfono. Sì, sì. Grazie. Eh, mannaggia, lo vedete. È che leggo dopo i messaggi. Ma siamo sicuri che tutto questo. Tu sei sicuramente più informato. Sicuro che non sia un fake, mm, molto improbabile che c'era già la scatola. Che uscita la rilasci fake così. Poi quando c'è su Walmart, ragazzi, Walmart si fa scappare qualsiasi cosa, si sa come chi vuole iniziare, penso. Si vende un mini 1 usato, anziché questo che ha meno, soprattutto camera. No, meno no. Quindi a meno che non ha arma segreta. No, è uguale al mini 1 sostanzialmente. Buonasera Alessandro. Ma chi sono i dirigenti commerciali di DJI? Topolino e Paperino. Ma guarda, per la strada che ha fatto DJI, per, quello che, per quanto sta vendendo e per quello che sta portando sul mercato, penso siano bravi un bocchetto <ride> i sensori credo vanno frontali distanziati proprio per avere una tridimensionale spazio quindi la feritoia frontale sarà una presa d'aria come tu dici il 99% è una lancia missili si sì. <ride> si sì, sì, è una feritoia per l'aria non so ancora se penso sia un Mavic 3 Pro però è strana la conformazione perché se è un 3 Pro hanno drasticamente diminuito la grandezza e di questo ne sono contentissimo perché così forse lo posso fare entrare nel mio zaino da, con tutta l'attrezzatura che un Pro 2 non ci entra nel mio zaino anche per questo sono sempre titubante a comprare un Pro 2 oltre per il fatto che non si può volare da nessuna parte siamo andati a volare a San Gimignano e alla torre molto bello te lo consiglio no ma il problema è stato che non si poteva viaggiare ma quella play dietro te, ne... te non si usa mai eh, quando faccio le live come la uso di solito la uso la sera comunque la play, la play 5 mm. <ride> comunque ragazzi notizia ultima breve cioè fresca fresca non riescono eh, la play 5 eh, ce ne saranno veramente poche fino al 2022 cioè ho sentito sta notizia e tra l'altro Forse faranno una nuova versione di Play 5 e, di, e queste vecchie so, sarà uguale come performance, però sarà una nuova versione forse. Beh. I rosicodi mi mettono sempre dislike per primi, quindi sono sempre i primi che in realtà ti confermano di fare un ottimo lavoro. Altro che buon segno è un ottimo segno. Altro, ah, altro che buon segno è un ottimo. <ride> Sì, ma non, non li vedo più i dislike, ragazzi. Perché YouTube sta facendo manbassa di questi che mettono dislike. E... Se... se poi allora dovrebbe applicare questa cosa qua. Non so se lo sta già facendo, ma chi mette dislike: cioè lo capisce Semplici... cioè, è semplice calcolare chi mette dislike ma, matematicamente. Sempre al tuo video a prescindere. Da che video sia, quindi può anche fare. Però io ho visto qualche ban. Mo non lo so, però qualche ban l'ho visto. Ma È vero, è vero, Luca. È vero, Luca. Domani forse fanno il video presentazione di Zinomini. Vediamo. Sì, sì, è vero, il 5. 5, domani 5? Domani 5? Sì, perché il 6 parto, sì. Ciao, Dome, sono arrivato adesso. Sto guardando all'inizio a velocità 1.75. <ride> Tutto vero guardatela tranquillo, un'ora Un'ora di live Ciao Antonio Scusa Dome ma domani c'è la presentazione Sì sì c'è Ma il problema Allora io prob probabilmente non ci sono domani Sono troppo incasinato per perché devo partire domenica Quindi Più spendi meno spendi Ecco, non mi veniva Grazie Silvano Non mi veniva proprio <ride> A poi scusa ma sono arrivato adesso Cosa ne pensi di sto Mini e SE? Ah, l'ho già detto, l'ho già detto 10 volte. Mi sa. Penso che non lo debba ridire. Il detto è che spende meno spende. Perché arrivano 10 ore dopo? No, è che ci metto troppo a leggere i commenti. In realtà, <ride> Marco, te lo riassumo io. È un riciclo del mini 1 Quindi, scaffale. Ma il mouse va bene anche sui iMac. Sì, mouse, ragazzi. Eh. Mouse, c'è USB. Attaccate il ricevitore. C'è anche il suo programmino con i tasti. Forse io di questo non lo uso più il programma. Ma non so neanche se esista più. Perché è 2008, ragazzi. Troppi anni sono passati. C'è più di 10 anni. Questo darà la mozzata finale alle vendite del Mac Mini 1. Del, no, il Mac Mini 1. Se esce questo, lo tirano fuori. Meno logico, sicuramente. Se uscirà con un prezzo 250-100 euro Anche al mercato è usato 250 DJI Non penso E quello che DJI lancia O Phantom 5 Non lo so Ma Phantom 5 Non penso abbia Marche di classe Penso che non abbia senso Lanciare più Phantom Se c'è un Mavic 3 Pro o un non... Cosa di camera sì, Francesco, io uso su MacBook Air M1. Sì, pure io su Mac, comunque. Mi mandi il link del mouse, per favore? Link del mouse. Vediamo se lo trovo. Perché era in offerta quando lo, lo mandai all'epoca. Vediamo se c'è qualcosa. Logitech MX. Così. Ora, non ricordo qual è eh, quello di Silvano. Se me lo ricordi, Silvano, qual è che ti ho fatto prendere a te... Non lo ricordo. Forse era questo, no, no, no. No, 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 no. aspetta, questo costa troppo. No, no, non ricordo. Qual era? Um. Non, lo, non vorrei fosse questo, ma non penso il Master 3. Non me lo ricordo. Silvano ti può aiutare. Era figo però. Non era questi che sto guardando adesso. Non so manco se c'è più. Era, era questo. Però questa è accoppiata con tastiera. Non riesco a trovarlo. Questo era. Forse. Però costa 83 euro. Io gliel'ho fatto comprare a. Eh? Se non sbaglio... Mi sembra che era questo, non vado errato ora, però allora questo è MX Master questo è Master 3, mi sa che l'hanno... Questo 80, ma eh, ripeto, io ti lascio il link di questo, ma quello che io ho fatto prendere a lui, ora non ricordo quale fosse. <coughs> Uscirà in Spire 3? Bè, raga, ma interessano? Ciao domenica di oggi ti ho bombardato, scusa, Salvatore, fatica Ora, mi, guarda, in, um, mi bombardate in tanti Infatti non riesco a starvi dietro ogni tanto su Instagram, su Facebook, su tante cose Ora non so Marco, allo stesso radioando. quando? Si vede nel retro la confezione, sì, sì Mannaggia! Ah, è l'unica camera che mette a fuoco nero su nero di fuoco nero della maglietta nera. Comunque, no, vabbè. Comunque la messa a fuoco della 3 è impressionante. È che ho impostato un po' così. Andiamo fuori. Aspetta. Andiamo fuori tema. Consigli di sposarsi? A chi? <ride> ma perché? Marco pure io pensavo lo stesso, poi ho visto, ok, sì ma come taglio di memoria quella SD me la consiglia 64, 128, per, 128 per la camera, 128 tutta la vita, e io mi trovo anche un po' stretto certe volte, MX Master S, 2S, ah ecco 2S, allora è questo che ti ho segnalato, solo che... Mi ricordo che Silvano lo acquistò. No, non hanno 80 euro. Se no, ora non ricordo se era 80 euro. Non mi sembra che erano 80 euro. Se il 3 non ha il marchio punto sugli Spy 2, quello base. Ovviamente il DJ Store non te lo fa acquistare. Eh, però sparo costa. Dove ti ricordi quando ti ho detto che trovavo i video neri inutilizzabili sulla galleria dello smartphone? Beh, oggi mi è successo nuovamente. Ma non capisco perché, Peppe. Ok, ho finito le domande. Finalmente ora vi sto seguendo normalmente. Penso. Vediamo se nella chat normale. C'è... Mamma mia, cioè dopo ogni volo spengo il drone e accendo in galleria, trovo questi video. Anche se non registro video. Non lo so, penso sia lo smartphone a questo punto, Peppe. Penso sia lo smartphone. No, non si sa il prezzo. Ora io vedo prima i commenti di live da qua che da là. Ma perché? Mannaggia Eva. Si sa il prezzo di questo Mini 50 euro. <ride> ah, 50 euro ho comprato il mouse. Quindi, ragazzi, seguitemi sui, su Telegram, magari per qualche offerta. Perché ora costa 80. 50 sono 30 euro di meno. Quindi sono tanti, Ah Marco ha detto schiettamente, abbiamo materiale in venduto, ricicliamo e <ride> se costa di meno chi se ne frega del materiale riciclato. Parlo di droni, quando vai in moda, 2-3 anni, dietro dove stavi? Parli di droni da quando va di moda? Fabio mi dice, parli di droni da quando va di moda, Due anni dietro dove stavi? Non ci stavo perché non utilizzavo droni, semplice. Utilizzo droni per videomaking, se voi utilizzate droni per volare soltanto... A me non interessa, onestamente. Quando arriva l'ok okay per i droni... Ah, l'8K. Ma l'8K che vi serve, ragazzi? Serve veramente a poco. Ora do una ripulita a sto smartphone. Fabio, perché hai cancellato il commento che mi hai detto che parlo di droni da quando... Due, tre anni fa dove stavo? A parte che, ragazzi... A parte che io su YouTube ci sto da un anno, non capisco perché. Dovrei, avrei dovuto parlare due o tre anni fa di droni, quando ancora non ci stavo su YouTube. 8K? ho te due, però, ragazzi, 8K. Comunque, ragazzi, ora la chat è tipo Sacino. Ragazzi, eh, grazie per avermi seguito. Intanto, ho comprato un gimbal SRC. Oh, io ti giuro. Voglio fare un video su sto gimbal perché lo sto usando tantissimo e sì lo farò lo farò e spiegherò anche un po' di funzioni perché certe cose non si sanno però è figo comunque ragazzi Quanti droni possiedi Andrea? Al momento uno E non ho intenzione di comprarne altro anche perché non mi entrano negli zaini I droni grossi, grossi Faccio il, tipo, il, la fatica Magari se esce un Pro 3 Con la marcatura di classe Forse posso fare la, la fatica Su quello Perché se mi devo portare l'attrezzatura Dentro lo zaino non ci sta più niente Se è un Pro 2 Tipo grande quanto un Pro 2 Faccio fatica a portarlo dietro ragazzi Se non esce il Pro 3 con un CE Auto Levo 2 ci faccio il pensiero Se esce, se esce il, Pro, il Pro 3 Anche se non ha la marcatura CE Penso che non c'è paragone con l'Ivo. Onestamente. <ride> Comunque, ragazzi. Come si. È? Francesco, di rolling shutter. Perché? Il Rolling shutter è difficile risolverlo. Perché alla fine. Non, e, cioè non è. Stai più intanto sulle, sulla regola 180 e quant'altro, ma il rolling shutter è impossibile risolverlo. Proprio impossibile. Si devono fare movimenti un po' più lenti e quant'altro perché è quello il problema è molto difficile. Comunque, ragazzi, io sono stanco. Devo ancora fare un po' di lavoro e domani mattina devo lavorare. Poi domani sera vestiamo tutti e poi domenica si parte. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo di lasciarmi un piccolo like e qualcuno mi dice una live di Call of Duty no. <ride> e no, non c'entra niente col canale. E non la potrei neanche fare con la connessione che ho, quindi <ride> Comunque, comunque. Grazie ancora per avermi seguito, ragazzi. Io mando la sigla. Vi ricordo di seguirmi su Instagram perché soprattutto su Instagram perché questa settimana parto e metto tutto là. E niente, io non sento la musica. Eccola qua. Sono troppo stanco, ragazzi. Però ho tantissime cose da farvi vedere, non vedo l'ora. E eh, niente. Grazie per avermi seguito. Seguitemi anche su Telegram dove metto tante tante offerte. Buona serata a tutti, e grazie ancora.